Sapete che tutti i giorni noi lasciamo dietro di noi tracce digitali, come Pollicino che lasciava molliche di pane, noi lasciamo tracce. Che la prima domanda che mi viene da porre è: chissà se queste cose che lasciamo dietro di noi sono dei sassolini che ci faranno ritrovare la via, o sono delle briciole di pane che saranno mangiate dagli uccelli, 5 uccelli in particolare, che sono le Big Five. Vabbè. Bene, allora, chi iniziamo? Iniziamo da Paolo Ghezzi. Paolo Ghezzi, direttore generale di Infocamere. Avete mai sentito parlare di Infocamere? Infocamere è l'azienda che si occupa di tutti i dati delle imprese italiane. Bello, pensate. E pensate che Infocamere ci sta aiutando a creare la piattaforma tipo per i giovani, perché vogliamo far incontrare i giovani con le imprese in un modo assolutamente nuovo e interessante per voi. Quindi lascio la parola a Paolo Ghezzi e lo ringrazio. Sì, grazie Felicia, è veramente un onore, un'opportunità poter avere davanti i ragazzi, i giovani. Io credo, e lo dico credendoci veramente, che se noi avessimo iniziato 5 anni fa a parlare con le scuole, con i ragazzi, probabilmente oggi avremmo una generazione di professionisti, di imprenditori che sicuramente sarebbe non nella situazione in cui oggi si trovano le nostre imprese e i nostri professionisti in tema di cultura digitale. Perché dico questo? Innanzitutto riprendendo questa frase che credo che oggi sia alla base probabilmente di tutti i ragionamenti, sia miei che di quelli che mi seguiranno. Il mondo oggi sta attraversando una vera e propria rivoluzione digitale. Voi a scuola ne avete studiate ben 3, la prima con il vapore, la seconda con l'invenzione dell'energia elettrica, la terza rivoluzione industriale con il tema già dei computer, dell'atomo, ma adesso stiamo definendo questa attuale la quarta rivoluzione, dove il tema sono i dati, l'intelligenza artificiale e il digitale nella sua massima espressione. E in questa situazione io mi piace iniziare con questa frase in cui la follia oggi non è dare i numeri, quindi cioè, non era un matto, diceva dava i numeri, ma è non utilizzarli, perché in questo momento, soprattutto in certi contesti, la differenza la fa veramente le competenze, come diceva prima Felicia, e quella che è la conoscenza di almeno quello che già c'è. Io dico sempre, il futuro, ragazzi, non lo sa indovinare nessuno, tutti possiamo fare una previsione, ma sapere quello che è successo da un certo periodo fino a ieri può certamente indirizzare quella che oggi viene chiamata un'analisi predittiva, no? Oggi, se oggi piove, domani probabilmente è difficile che sia una bellissima giornata. In questo senso, quindi, credo che stiamo sviluppando una serie incredibile di opportunità. Io però, giusto per stimolare la discussione, vorrei rimanere nel contesto in cui siamo. Questo è il nostro paese. Oggi, prima diceva Felice, sono qua impropriamente, probabilmente, però se c'è una delle cose che in Italia in questo momento è una best practice anche a livello mondo, è avere questa anagrafe di 6.069.715 imprese. E se aspettiamo 5 minuti, magari ne nascono 2 e ne muore un'altra. Però questo è un'anagrafe completamente digitale. È una cosa incredibile a pensare, perché è così da quando è nata, quindi è stata dal 95 che è nata digitale, e noi abbiamo avuto la fortuna, Infocamere, di essere una società di tecnologia e di informatica. Io ero ancora un ragazzino, ma l'abbiamo fatta digitale fin dall'inizio. Per farvi capire, noi ancora in Italia oggi non abbiamo un'anagrafe della popolazione digitale, perché per come so le normative l'anagrafe oggi è tenuta da 8.000 comuni. Quando nasce un bambino non esce dall'ospedale se non va prima al comune, no, a iscriverlo. Però mettere in rete 8.000 comuni, ancora insomma, c'è un progetto importante a buon punto, riguardo l'amico Guido Scorza, però non abbiamo ancora la connessione con 8.000 comuni e quindi di fatto non abbiamo un'anagrafe. Per cui se quel bambino che è appena nato viene fermato da una pattuglia stradale non risulta, quindi non è censito. Questo non avviene con le imprese. Oggi un'impresa è completamente online, anzi non è un'impresa se non è iscritta, quindi abbiamo completamente rovesciato.
E questo dà una serie di vantaggi incredibili perché, ad esempio, permette di poter dimostrare a terzi chi sono, cosa faccio come imprenditore. Voi sapete che oggi uno dice chi sei, uno esiste perché magari si fa il suo bigliettino da visita oppure scrive il suo sito web, però il mondo oggi sta diventando pieno di fake, no? Quello chiamato di falsi positivi, di invenzioni. Questo è un registro che invece certifica, e soprattutto per i piccoli, pensate, sono 6 milioni di imprese tutte piccolissime. Io dico sempre, quando Marchionne andava in giro, che lui rappresentava la Fiat, lo sapevano tutti, lo riconoscevano, non aveva bisogno di dimostrare che lui era l'amministratore della Fiat. Ma quando va in giro uno di quei 6 milioni di imprenditori, 6 milioni di ditte, molte, 3 milioni sono individuali, quindi dietro quell'impresa c'è una persona, però magari c'è uno dei prodotti del Made in Italy, sta facendo il vino che è uno dei migliori del mondo, sta facendo un prodotto agroalimentare. Se lui non avesse dietro di sé una terza parte, un registro, gli dice chi, come la nostra carta d'identità, ti dice chi sei, gli faccio vedere la carta d'identità. Questo registro fa vedere a quell'imprenditore, ma soprattutto agli altri, chi è lui. E questo nel mio ragionamento è importante, perché diceva un grande statista, per decidere bisogna conoscere, no? Chiunque di noi oggi deve partire, può decidere di andare alla stazione e lì vedere qual è i treni. Ma se tu sai in questo momento c'è l'orario, tu decidi di andare alla stazione al momento giusto senza perdere il treno, non sta lì a perdere tempo ad aspettare. Quindi tutti prima o poi si prendono una decisione, qualsiasi, ogni giorno ne prendiamo a decine, ma le decisioni che prendiamo sono appoggiate su conoscenza, su dati che già esistono, fatto il caso del treno. Questo è un altro contesto che ci deve sempre tenere a mente. L'Italia, e l'abbiamo visto prima dalla Felicia, che già eravamo 25esimi per numero di laureati. Se noi guardiamo, questo è l'indice che misura, è il termometro dell'innovazione, del digitale, della società digitale in Europa. L'Italia è il 25esimo posto su 28. Su cosa? Siamo 26esimi sulla connettività, 21esimi sui servizi pubblici, sull'utilizzo di internet 27esimi. Perché porto questo esempio? Perché, guardate, negli ultimi due anni abbiamo fatto tantissimo per sviluppare e migliorare, ma siamo rimasti 25esimi. Perché? Perché si muovono anche gli altri, no? Io qui dico sempre, voi lo sapete bene, quando uno a scuola rimane indietro, deve studiare il doppio di chi è avanti ripassa, chi è indietro deve fare dei salti, come si dice in americano, disruptive, perché se continua a studiare poco è ultimo e rimane ultimo. E noi oggi in Italia, per tutti gli sforzi che stiamo facendo, e probabilmente siamo anche nella sede opportuna, stiamo facendo poco, stiamo evolvendo, ma noi abbiamo bisogno di fare dei salti se vogliamo recuperare questo gap, no? In tutti i termini. E per questa è un'opportunità, perché se avessimo intanto ragionato in questo modo con delle generazioni prima, oggi ci troveremmo sicuramente avvantaggiati. Questo a me ha colpito ancora molto di più. Abbiamo fatto un questionario sentendo le imprese. Sapete che 4 imprenditori su 10 hanno detto che a loro internet non serve né ora né in futuro. Cioè, immaginate, no? Lì magari c'è l'agricoltore, c'è il fruttivendolo, che pensa che lui, diciamo, proprio non gli serva internet. Come vedete, una su 3 di queste imprese è solo attivo sul web, e addirittura una su 5 sono le imprese che utilizzano i social. Questo lascia ben sperare, no? Una generazione come la vostra, per trovare poi spazi in un mondo che, come vedete, ha bisogno di un vero cambio di passo culturale, tant'è che noi chiamiamo, che abbiamo bisogno di un rinascimento, perché tu non convinci un imprenditore di questo tipo, che magari lui, innanzitutto non hanno un computer, tutti hanno però uno smartphone, un telefono, che magari utilizzano più come telefono che non come computer, e quindi dobbiamo adattarci a questa realtà, perché per cambiarla bisogna fare interventi, come dicevamo prima con Felicia, probabilmente che ripartano proprio da prima che diventino imprenditori. Ecco, in questa situazione io dico, cosa intanto noi abbiamo provato a fare nel dominio delle imprese, soprattutto in Impresa Italia IT, che è uno, ci siamo posti come azienda pubblica l'obiettivo di dare agli imprenditori un posto dove tutte quelle informazioni che avete visto prima dell'impresa
noi gliele abbiamo volute portare direttamente sullo smartphone, saltando il computer. Questa è una riflessione, secondo me, che molti anche delle pubbliche amministrazioni devono fare, perché oggi sempre più nessuno di noi, nemmeno gli esperti, hanno il desktop, no? Il computer, ma si comincia tutti ormai a usare il tablet, lo smartphone, quindi bisognerà anche riadeguare tutta la user experience. E poi soprattutto dare informazioni certificate. Io colgo, si dice che Steve Jobs, no? Quando ha inventato il telefonino, lo smartphone, fosse ispirato a Stewart Brand, che era un grande ancora dell'innovazione, che diceva che se tu vuoi cambiare la testa delle persone, stai perdendo tempo. Se riesci a cambiare gli strumenti che hanno in mano, cambierà il mondo. E Steve Jobs ha fatto questo, ha messo in mano a tutti noi un oggetto nuovo che si utilizza come si utilizza sfogliando, no? Con i gesti che utilizziamo quando leggevamo un libro, e ha cambiato il mondo. Oggi possiamo dire che questa è stata un'innovazione che ha pervaso tutto, dalle imprese alla vita di ognuno di noi. Tante altre testimonianze, anche quando abbiamo inventato l'aratro abbiamo cambiato l'agricoltura, no? Quindi l'intuizione è geniale, è banale. Oggi tutti noi, e qualcuno di voi ha fatto l'esperimento di cosa vuol dire rimanere senza, no? Dopo ce lo racconterete. Però certamente è che se vogliamo fare quei salti disruptivi di cui parlavamo prima, bisogna sempre di più utilizzare anche questi stratagemmi, no? Passare dagli strumenti che tutti noi utilizziamo e far passare di lì quelli che sono le informazioni giuste, le informazioni vere, perché il mondo oggi è pieno di fake, di informazioni non vere. Qualcuno addirittura sostiene che se una cosa non la trovi su Google vuol dire che non esiste, no? Noi che veniamo dal mondo, insomma, dell'enciclopedia, no? Ci rendiamo conto che queste cose sono tremende, no? Avete sentito che c'è qualcuno è riuscito a far credere con qualche Twitter che la Terra è piatta? Però no, perché probabilmente no, ma insomma, per fortuna abbiamo qualche astronauta dei nostri che è andato su, ha fatto delle bellissime foto come Palmisano e gli altri. Però il tema vero del futuro sarà riuscire a distinguere tra i milioni di dati e di informazioni che tutti noi lasciamo, no? Tu prima hai fatto una provocazione, Felicia, sui dati che lasciamo. Io vi dico solo che quando io mi sono laureato e ho fatto il mio primo colloquio in un'azienda, avevo con me mezza pagina di dati certificati, dove ho studiato a Pisa, la laurea che avevo preso, e poi tutto il resto me la sono giocata in un colloquio con la persona che avevo davanti a me, dove lui doveva capire se ero la persona che faceva per lui, e io tentavo di arrabattarmi, no? Raccontando quello. Però quello che io dicevo valeva quanto quello che lui mi chiedeva, nel senso non c'aveva nessun'altra possibilità di controllare niente di me. Oggi questo non è più vero per voi. Noi siamo un'azienda di 1000 dipendenti, quando qualcuno arriva nel curriculum, oggi avete lasciato la traccia di voi in Instagram, Facebook, da quando siete nati. E quindi il mio curriculum poteva essere creatività, invenzione, potevo raccontare frottole, ma era la mia parola con la sua. Oggi voi avete una vostra storia che molte volte le imprese vedono, controllano, sicuramente è quello che in questo momento stanno già facendo, e ne siamo tutti consapevoli, i Facebook, no? Gli stessi Twitter, Google, che quando ci fanno trovare, no? E se a Roma sanno già cosa mi interessa, la tipologia di ristoranti dove uno va. E quindi, e siamo ancora in una serie di dati, ma le imprese stesse stanno cominciando a utilizzarli, li utilizzeranno le società di selezione, le stanno utilizzando gli algoritmi. Quindi serve una grande responsabilità in tutti noi, no? Che tracce lasciamo e quanto queste condizionano e condizioneranno sempre di più il nostro futuro. Io mi fermerei qui. Grazie. Domande? Avevate in mente che ci fossero? Allora, io vengo dalla preistoria perché sono un insegnante
No, sul serio, ve lo dico sul serio, nel senso che il motivo per cui ci sono quei dati lì non è perché non, secondo me, la mia opinione, perché questi strumenti non sono noti o non sono adibili. Il problema è che non c'è un'idea di paese. Allora, non c'è un'idea di istruzione, non c'è un'idea seria per dare contenuti a queste che sono delle forme. Io sono aristotelica, ragazzi, glielo dico sempre, non credo alla forma senza la sostanza e al contrario. Quindi, secondo me, per modificare quei dati, tutti, anche quelli della conoscenza, diciamo, digitale, ci vuole una presa di posizione, lo dico qui ai politici, ai tecnici, a tutti quanti, sulla scuola. Sembra una cosa nota, arcinota, però anche noi insegnanti non abbiamo strumenti validi per poter, come dire, lavorare su questo. Quindi, l'idea di paese che si vuole, perché le vere riforme sono state fatte da pensatori, invece quelle che abbiamo noi sono da tagliatori, cioè tagliamo e basta. E poi un'altra cosa, anche noi ci proviamo nel nostro piccolo, abbiamo i nostri registri elettronici, eccetera, però il problema è che non c'è un sistema. Cioè, noi abbiamo un registro elettronico che non comunica con il MIUR, che non comunica con l'altra scuola, non riusciamo a fare rete. Allora, perché noi, che dovremmo essere propulsori in tutti i modi di questo, siamo così, recitiamo a soggetto? Noi veniamo da una scuola privilegiata, perché comunque si trova in una zona di Roma in cui c'è particolare attenzione, eccetera. Ma mi chiedo, tutta questa vicinanza con le scuole oltre il raccordo, se non fosse per i ragazzi che ci vanno fisicamente, o che twittano, o che si comunicano via chat, come si fa? Quindi sono questi due problemi. Ha toccato il vero punto. Noi abbiamo bisogno di una politica che ragioni da statista, cioè si dice sempre il politico pensa alle prossime elezioni, lo statista pensa alle prossime generazioni. Credo che almeno sulla scuola, non su tutto, almeno sulla scuola servono programmi di questa portata. Non si fanno questi cambiamenti lasciando che i singoli professori, e Dio li salvi perché stanno facendo l'impossibile, autonomamente si istruiscano, cercano di capire tutto quello che è già possibile saperlo, perché le cose che vi dicevo io, noi non riusciamo ancora nemmeno a comunicarle alle imprese. Pensate che quel servizio che abbiamo portato sul telefonino alle imprese, l'abbiamo lanciato un anno fa, solo 300.000 imprenditori lo stanno usando, e magari perché glielo sta insegnando suo figlio, no? Gli altri 5 milioni e 700 mila non riusciamo nemmeno a farglielo sapere. Quindi, quando una cosa già esiste, è gratuita e a disposizione. Il programma, le scuole, il fatto che il MIUR ancora sta faticando a dare strumenti di collegamento, di networking, anche solo per portare le best case, no? Che una scuola ha fatto il comune con le altre, questo è quello che serve al paese. Possiamo dire, ma insomma vedo qui davanti l'amico Guido Scorza che è fortemente impegnato sul team digitale, servirebbe un ministero dell'innovazione, un punto unico di riferimento, che non abbiamo, no? E tante di queste cose. Noi stessi ci accorgiamo che i libri, no? Pensate, le facoltà, ma sto parlando di facoltà di economia e commercio, dove oggi il professore di economia, che insomma, sta studiando e sta spiegando economia sui libri, cioè, la fusione fra SIP e Telecom in un libro di testo, quando online c'è la fusione, in questo momento sta facendo Unicredit e tu la potresti vedere in tempo reale. Anche perché la cosa frustrante, professoressa, è che questi ragazzi, quando escono di qui, vanno a fare pratica poi negli studi professionali, ad esempio da un commercialista, dove trovano la signorina dello studio che poi li manda, segue le proprie prassi, no? Quindi dice qua se vuole informazione sull'impresa vai allo sportello della Camera di Commercio su carta e fartela dare, quando lui potrebbe almeno dire ma perché devo andare in Camera di Commercio, è già online, è gratuita, quindi potrebbe già portare lui un'innovazione in quello studio e non prendere le prassi di chi sta sbagliando fra virgolette da tempo. Però da noi l'alternanza scuola-lavoro è un problema, no? E insomma dico tutte cose che sapete, però intanto cominciate a
a parlare con i grandi che avete a casa, il vostro padre, che insomma su 6 milioni sono imprenditori, vuol dire che insomma uno su 10 ce l'avete in famiglia di imprenditori, e magari non vi ascoltano se gli parlate del suo mestiere, ma se gli parlate di come si può configurare e utilizzare il suo telefono per un suo uso, no? Utilizzo, non per il vostro, e volerlo portare su Facebook, su Instagram, ma magari per fargli vedere che voi sapete più di lui, ecco, forse quella è una chiave di lettura anche per fare un passaggio generazionale, semplicemente, che oggi non stanno facendo le nostre imprese nemmeno nei confronti della successione dell'imprenditore che va in pensione, ecco. Prego. Secondo me Felicia mi ha invitato qui, lei e la sua associazione di cui il presidente si chiama Innova Fiducia, no? Quindi secondo me mi ha chiamato per invece provare a dare, no, anche un'ottica di ottimismo su alcuni temi, alcuni numeri positivi. Non sto dicendo che le cose che hai detto sono false, anzi sono dati veri e commentati benissimo. Il punto sono i settori. E forse rispetto alle cose giustissime che entrambi avete detto e che condivido in pieno, una cosa che è mancata fino ad ora all'Italia è saper scegliere le priorità. Quando la Germania fa i tavoli europei in cui deve definire le strategie e le priorità del sistema paese, non mette una spunta sotto tutte le caselle sui programmi Horizon 2020, chissà di cosa sono, programmi, cose sono tecnicismi, sono sostanzialmente programmi di incentivo, di finanziamento alla ricerca, all'innovazione, ma sa quali sono le proprie eccellenze, quali sono le proprie priorità del sistema paese, su quelle mette le spunte e poi a partire da quei contenitori veicola tutto il resto. L'Italia a volte su questi tavoli magari partecipa dicendo tutto è prioritario, quando tutto è prioritario necessariamente niente diventa prioritario, e proverò a darvi due spunti alla mia presentazione. Non voglio dire che le cose che facciamo noi devono o debbano essere prioritarie, semplicemente vorrei darvi dei dati, non farò spoiler di quello che dirò dopo, però l'Italia esprime anche eccellenza in alcuni settori di altissimo livello, ma non eccellenza del tipo siamo il 25esimo paese al mondo in Europa, ma del tipo siamo il secondo, terzo, quarto paese al mondo, okay? Quindi alcuni settori esprimiamo anche questi livelli di eccellenza. Uno di questi ad esempio è quello della robotica, e nella mia relazione parlerò di questo, cioè l'Italia ha espresso due presidenti della società scientifica mondiale di robotica scientifica, un presidente della società degli industriali di robotica recentemente, eccetera, è uno dei più grandi produttori al mondo di robot, eccetera. Darò dei dati specifici, probabilmente dando anche una prospettiva di ottimismo rispetto al sistema paese da questa prospettiva. E tra l'altro attenzione, il tema della robotica è la robotica inclusiva, integrativa, perché la robotica significa informatica, significa elettronica, significa meccanica, significa digitale appunto, significa tante competenze, significa intelligenza artificiale. Quindi a partire probabilmente da alcune linee prioritarie su cui il paese è in grado di esprimere eccellenza, si può partire su un nuovo rinascimento e creare anche una prospettiva di forte promozione e di sviluppo economico. No, confermo appieno che le 6 milioni di imprese stanno facendo il Made in Italy. Il Made in Italy nel mondo è il 7º-8º marchio, primo mi sembra Coca-Cola, secondo Visa, al 7º-8º posto viene Made in Italy, quindi dietro c'è il miracolo dell'Italia, no? Della nostra manifattura, dei nostri agroalimentari, dei prodotti, quindi addirittura qualcuno sta paragonando il fatto che noi abbiamo 6 milioni di imprese contro altri paesi d'Europa dove le imprese sono molto molto meno ma molto grandi. Da noi sono tutti quasi, è la creatività del paese, no? Ditte individuali, fanno fatica anche a parlare tra loro, però dietro c'è questo miracolo che oggi è anche la nostra forza probabilmente, no? 6 milioni, e quindi sanno reagire alle crisi, a qualsiasi cosa, ne muoiono tante ma ne nascono anche, no? La crisi è uguale opportunità.